Buon pomeriggio a tutti, benvenuti nella sala stampa del centro sportivo GB Fabbri. Siamo qui per la conferenza di presentazione al nuovo direttore tecnico Fabio Lupo. Vi ringrazio per la presenza. Insieme al nuovo direttore sono presenti anche il nostro presidente Giota Copina e il direttore generale Andrea Gazzoli. Lascio ora la parola al nostro presidente Giota Copina per un saluto di benvenuto. Good afternoon everyone. I just wanted to start off this event by Bene, sono innanzitutto benvenuti a tutti. Sono molto contento ed orgoglioso di presentare oggi Fabio nel nostro team, una persona che conosco da molto tempo, con cui ho lavorato già in precedenti esperienze, una persona che conosco e che mi ha sempre colpito per le sue abilità sul campo, tecniche, ma soprattutto per le sue abilità anche umane e il suo carattere. Sono veramente felice che entri a fare parte della nostra famiglia. Quest'anno con lui siamo sicuri di poter fare cose importanti. Ecco, il mio secondo anno qua, il progetto, come vi ho detto, è un progetto passo passo che sta crescendo e sono contento di aver inserito una professionalità così valida come Fabio nel nostro team e sono sicuro che svolgerà un ottimo lavoro. Solo poche altre parole perché non voglio rubare altro tempo a Fabio, visto che oggi è il suo giorno. E, come ho detto, lo conosco da tempo. Ecco, una cosa che voglio dire è che Fabio è una persona molto, molto diretta, molto leale e sono sicuro che queste sue qualità umane, prima ancora che tecniche, saranno un vero valore aggiunto per il nostro progetto. Quindi, ripeto ancora una volta, sono entusiasta di poter lavorare con lui nel progetto a spalle. Ora lascio la parola agli interventi per Fabio, per Andrea e alle domande. Prima delle domande, lasciamo un attimo la parola anche al direttore Fabio Lupo per una veloce presentazione personale. Innanzitutto non posso non ringraziare Joe per le parole che ha avuto oggi, ma che ha sempre avuto da quando ci siamo conosciuti nei miei riguardi, e so che sono parole sincere, sentite, magari non sono rispondenti alla realtà per quanto riguarda il mio valore, ma dal suo punto di vista sono sicuramente parole sincere che mi inorgogliscono, perché lui ha lavorato anche con tante persone di qualità nel mondo del calcio, e quindi quando queste parole vengono da un presidente come Joe, con la sua esperienza, non posso che essere orgoglioso. E non posso far altro che ringraziarlo per avermi dato questa opportunità, perché io oggi sono un uomo e un professionista felice, molto felice, perché sono venuto alla SPAL per la sua tradizione, per il suo fascino, per i colori della sua maglia, perché dietro c'è una storia, ma non solo per ciò che è stata la SPAL, ma anche per ciò che è, con le sue strutture, con la sua costruzione, il suo settore giovanile, la sua organizzazione. E sono felice anche per ciò che sarà in base a queste strutture, in base a questa organizzazione. E a tutto questo poi aggiungiamo che sullo sfondo c'è una bellissima città come Ferrara. Quindi in questo momento qui sono un professionista ed un uomo felice. E di questo chiaramente ringrazio Joe, al quale mi lega un rapporto vero, sincero, leale, diretto. Non ci siamo mai nascosti nulla, mai i nostri dubbi. E quindi su tutto ciò che ho detto si va poi a porre su una base fondamentale, che è appunto quella della relazione, del rapporto con Joe, che è un rapporto che è scoccato quasi in modo naturale e poi si è rafforzato negli anni, anche quando siamo stati distanti, ma c'è sempre stato il piacere ogni tanto di sentirsi, anche semplicemente per dirci come stavamo. E tutte queste condizioni, evidentemente, ripeto, fanno di me in questo momento qui un uomo felice, ma che sente anche la responsabilità di essere arrivato in un club importante. Perfetto, grazie direttore. Andrea Gazzoli, direttore generale, se ha piacere di fare un piccolo saluto.
mi accodo a quello che ha detto il presidente, siamo contenti di aver intrapreso questo nuovo percorso con un direttore sportivo di grande esperienza nella categoria, per poter crescere, perché comunque, come sapete, io inizio fra poco il mio sesto anno. Abbiamo vissuto un po' di montagne russe dal punto di vista dei risultati, belli, magari un po' meno belli. Questa annata, come ha detto il presidente, senza tornare tante volte su questo argomento, è stata un'annata complicata, no? Perché quando si fa un passaggio di proprietà il 16 di agosto è veramente complicato. Però mi sento di dire che con i professionisti che abbiamo accanto, l'idea di poter costruire una SPAL nel tempo competitiva e sostenibile è un obiettivo raggiungibile. Questa è, secondo me, la cosa importante che voglio trasmettere. Il saluto a Fabio. Grazie Andrea. Benissimo, possiamo partire con le domande. Alessandro Sovrani, Telestense, prego. Buongiorno, benvenuto da parte di tutti noi. Ci racconti un po' come è maturato questo suo avvento a Ferrara in questo periodo. Cosa gli ha chiesto Giota Copina? Quali obiettivi gli ha chiesto di centrare anche nel breve? E poi se ci potete ufficializzare oggi che si riparte da Roberto Venturato. Sì, diciamo che dopo la salvezza raggiunta con il Frosinone, perlomeno come tempistica, Joe mi ha fatto una telefonata chiedendomi di poterlo incontrare, perché aveva piacere di fare una chiacchierata con me. E quindi io sono salito immediatamente in macchina e l'ho raggiunto per andarmi a confrontare, nella speranza che la chiacchierata portasse a qualcosa di positivo per me. E così è nata, ma come ho detto prima, è nata sulla base di un rapporto che è continuato nel tempo anche dopo Venezia. Lui ha, diciamo, avuto anche altre situazioni in cui ha provato ad acquisire altri club, così, e mi ha sempre avuto così come riferimento, anche come consiglio, anche come eventuale potenziale persona di riferimento. Quindi c'è da parte di Joe nei miei riguardi una stima che, come ho detto, mi inorgoglisce, ma che c'è stata sempre in questi anni e che è reciproca. E a questo poi si è anche aggiunta anche una relazione di carattere anche umano, basata, ripeto, sulla comunicazione diretta, leale, franca. Quindi su questi valori si innesta la mia avventura, la chiamata di Joe. Joe è un vincente, quindi chiede sempre di vincere, è normale. Ma chi arriva alla SPAL non può non avere la voglia di vincere, la voglia di arrivare, di riportare la SPAL dove è giusto che sia, dove ha meritato di esserci, dove merita di esserci, come ho già detto, non solo per la storia ma anche per il presente, perché io qui ho visto strutture ed organizzazione da club di categoria superiore. Ciò su cui abbiamo concordato con Joe è stato che non sarà importante il quando, ma sarà importante il come. Quindi arrivarci a questo obiettivo anche attraverso una strutturazione della società nelle varie aree, quindi non solo nell'area specificamente tecnica, l'investimento di squadra, ma anche nelle aree circostanti, come può essere l'area medica, l'area organizzativa, l'area scout, tutto ciò che può essere fatto per migliorare sarà fatto da questo club, da Joe e dai suoi partners. Ma ripeto, la cosa importante è che il club cresca e si strutturi, perché anche se poi nel prossimo campionato o nei prossimi campionati certamente affronteremo avversari agguerritissimi, motivatissimi, budget anche strettamente legati all'area tecnica, magari anche budget più importanti, però laddove non dovesse arrivare il budget, noi stiamo costruendo una società che può compensare quella piccola o grande differenza con le idee e quindi con uomini in grado di produrre idee, perché con le idee si può arrivare a alto, strutturare un club e fare in modo che questo club non sia una meteora nel panorama del calcio nazionale, ma sia una realtà.
su Venturato. Venturato sarà l'allenatore della SPAL, ma ci sono state così delle interpretazioni, secondo me, in questi giorni non coerenti con quello che era il percorso. Noi in questi giorni ci siamo confrontati molto con Venturato, ma nella mia testa è sempre stato lui l'allenatore della SPAL, non perché avesse un anno di contratto, ma perché è un allenatore che ha idee. Esattamente ciò che stavo sostenendo prima, un allenatore che in passato ha dimostrato anche di saper fare calcio di livello senza avere necessariamente un budget stratosferico, quindi un allenatore che ha delle idee, e quindi non poteva non essere lui l'allenatore che ci accompagnava in questo viaggio. Quindi mai nessun dubbio, in questi ultimi giorni e anche in queste ore ci siamo costantemente confrontati soprattutto sull'aspetto generale, quindi non siamo andati specificamente sui singoli, sui giocatori, però su ciò che può essere migliorato nella gestione del club a tutti i livelli. Quindi. Prego, Alberto Benazzi, Radio Dolce Vita. Buongiorno direttore. Buongiorno. Qual è la filosofia dal punto di vista tecnico con cui affronterete questo campionato? Uno sguardo ancora ai giovani oppure andrete sul mercato magari per cercare anche giocatori di esperienza? Io intanto, anche se è un refrain che spesso ho riproposto anche in altri club, ma io ci credo molto, intanto devono arrivare giocatori che vedano la spalla esattamente come la vedo io, cioè come un grande traguardo, un grande trampolino di lancio, quindi che abbiano delle motivazioni fortissime, è fondamentale. Se arrivano giocatori che vedono la spalla come una seconda scelta, un'alternativa, non sono giocatori per noi, questo da un punto di vista motivazionale. Poi io sono, come anche avete scritto in questi giorni, e vi ringrazio, sono uno che non guarda la carta d'identità del calciatore, guarda il suo valore e alla sua motivazione. È chiaro che bisognerà anche cercare di patrimonializzare l'area tecnica, quindi creando anche le premesse per la valorizzazione di giocatori che devono essere però della SPAL e che vedano nella SPAL lo strumento per la loro valorizzazione. Quindi sicuramente cercheremo di andare su giocatori che nel breve o nel lungo possano diventare giocatori della SPAL e che sentano l'orgoglio di diventare giocatori della SPAL. Poi ci sarà anche la soluzione tecnica legata al cosiddetto prestito, così, che potrà essere funzionale al progetto tecnico. Se non riesco a trovare un giocatore specifico in quel ruolo e c'è un prestito, al 31 di agosto lo farò. Però tendenzialmente la filosofia tecnica è quella di giocatori estremamente motivati che rispondano alle caratteristiche richieste dall'allenatore col quale mi sono più volte confrontato, pur conoscendolo benissimo, quindi so bene le caratteristiche che richiede ai propri giocatori. Quindi abbiamo l'identikit, abbiamo l'identikit di squadra, abbiamo un identikit morale del giocatore, poi vedremo i nomi nei prossimi giorni, via via, voi sarete bravi, non vi toglierò la soddisfazione di andarli a scoprire. No, ma dopo me lo rinfacciate, dice, no, ma lui ce l'ho arrivato, me l'hai detto tu, no, non vi voglio togliere questa soddisfazione. Alessio Duatti, la nuova Ferrara. Prego. Buongiorno. Salve, buongiorno. Se ci può dare qualche dettaglio in più sulla sua equipe di lavoro, se ci può dire nello specifico cosa faranno i suoi collaboratori, qual è la vostra filosofia, se c'è un metodo, e un po' un aggiornamento iniziale su questo senso. Sì. Allora, al momento posso confermare l'arrivo di Mario Donatelli, gli altri nomi che sono rimbalzati sui giornali in questi giorni sono in questo momento qui professionisti legati contrattualmente ad altri club, e quindi non mi sembrerebbe né corretto né rispettoso nei confronti di questi club fare dei nomi su professionisti che stanno tuttora lavorando per questi club e stanno dando il loro contributo. Se eventualmente riuscissero a risolvere il loro rapporto con questi club, allora saranno professionisti che molto probabilmente verranno a lavorare per la SPAL. La mia area tecnica tendenzialmente nell'idea, e quindi il primo tassello è Mario Donatelli, per la sua grande esperienza gestionale in un club importante come il Genoa, è stato in questo club per 20 anni, ricoprendo dapprima il ruolo di responsabile del settore giovanile, poi responsabile a scouting della prima squadra nel settore giovanile, ha scoperto qualche giocatorino come Perin, Le Sharawi, insomma tanto per dirne qualcuno, poi è cresciuto come responsabile dello scouting, poi è diventato direttore
direttore sportivo, è un allenatore, è un direttore che aveva avuto l'intuizione di portare Juric in prima squadra ad allenare, poi Juric non fu fortunatissimo in quell'avventura, ma l'intuizione ci fu, la stessa intuizione è stata quella di portare Motta, quindi parliamo di una persona che ha un'esperienza straordinaria a tutti i livelli e quindi sarà nella sua qualità, diciamo, ecco, di poi nel calcio ci divertiamo a dare le etichette così, ma diciamo volendogli dare un'etichetta di responsabile dell'area tecnica sarà la persona che si occuperà un po' di una sorta di supervisione dalla prima squadra in primo luogo a poi tutte le diciamo connessioni con il settore giovanile, che è un argomento di straordinaria importanza per noi, ed è anche per questo che ho pensato a Mario Donatelli, che tra le altre cose, come ripeto, ha gestito giocatori difficilissimi, complicatissimi. Il Genoa degli ultimi 6-7 anni lui è stato protagonista, quindi insomma questa è la sua area. Andremo a completare questa area con persone forti nella conoscenza del calcio nazionale e anche del calcio internazionale, con persone che poi possano rafforzare la capacità gestionale nella quotidianità, che è uno dei miei proprio argomenti preferiti, perché credo che la quotidianità sia basilare per il raggiungimento di grandi risultati. Prego. Dobbiamo poi avere un aggiornamento su quella che sarà l'estate, magari il direttore Gazzoli può integrare tra date se c'è già qualcosa sul ritiro, eccetera, eccetera. Su queste dati precisi saremo sì, diciamo che ci stiamo per confrontare con il direttore, perché non è ancora niente deciso. Ovviamente l'assemblea di Lega di Serie B ha deliberato e ha confermato l'inizio del campionato il 13 di agosto, quindi su questa e di poter giocare durante i mondiali. Questi sono i capisaldi, diciamo, del calendario. Poi gli aspetti organizzativi stiamo definendo in queste ore. Aspettavamo, insomma, tutti i tasselli per poter definire le date di inizio e di eventuali ritiro. Davide Sattin, estense.com, prego. Buongiorno direttore, io però avevo una domanda per il presidente Tacopina, gli chiedo che cos'è che non ha funzionato con Zamuner, Tarantino, De Franceschi. What are the reason of the not review trust in Zamuner, De Franceschi and Tarantino? Alla base della decisione presa non c'è una mancata fiducia nei confronti di Zamuner, De Franceschi e Tarantino, tre grandi professionisti, ma c'è una fiducia totale in Fabio Lupo. Come ho detto, Fabio è un professionista che conosco da tempo e che ammiro molto, ed è, posso dire che se fosse stato disponibile prima, Fabio Lupo l'avrei voluto da sempre a fianco a me, proprio perché lo conosco, so come pensa, so quali sono i suoi metodi di lavoro, qual è il suo stile, il suo approccio, la sua disponibilità, il suo sacrificio, e quindi lo ammiro veramente molto. Posso dire che qualunque sia il club in cui mi sia trovato, io vorrei sempre avere Fabio Lupo al mio fianco. Giorgio Zamuner è stato un professionista esemplare che ho avuto modo di conoscere personalmente quest'anno e che ringrazio per il lavoro svolto, così come Massimo Tarantino, un professionista anche lui con indubbie capacità tecniche, soprattutto anche per quanto riguarda la conoscenza del calcio giovanile, le sue esperienze passate. Lo stesso posso dire di Ivone De Franceschi. Tuttavia, come ho detto, Fabio Lupo è una persona che stimo veramente tanto e che non ho esitato un attimo a coinvolgere nel momento in cui c'è stata questa opportunità nel progetto SPAL, perché sono sicuro che potrà essere veramente una risorsa importantissima per questo club. Io ho piena fiducia in lui, mi sento di appoggiare qualsiasi sua scelta perché so come lavora e so quali sono i risultati che può ottenere. Prego Mauro Malaguti, il resto del Carlino. Benvenuto Lupo, ciao Gio. Fabio, hai 100. Ok. Ho una domanda per il presidente, una per il direttore. Comincio a noblesse oblige, comincio al presidente. Joe, budget and goals, il budget stagionale e il traguardo di stagione, no, non vogliamo più soffrire come l'anno scorso. You understand this? Yeah, I do, Mauro, but I don't think you understand. Sì, posso assicurare che l'anno scorso sono stati spesi molti soldi
Sicuramente il quanto visto i risultati raccolti non hanno, diciamo, rispecchiato appieno gli investimenti fatti, ma questo non ci scoraggia. È stato anche in parte una spinta per decidere di intraprendere le scelte che abbiamo fatto, ma come ho detto, questo non ci scoraggia, perché come ho sempre detto, il nostro è un progetto pluriannale. Quindi ci stiamo dedicando a costruire le fondamenta di quello che speriamo diventerà un bellissimo edificio. L'abbiamo fatto l'anno scorso e vogliamo continuare a farlo, coinvolgendo, come ha detto Fabio Lupo, un professionista dalle grandissime doti. Come ha detto anche prima lo stesso direttore, non ci poniamo un obiettivo particolare se non quello di voler riportare la SPAL dove merita, ma questo non significa che questo debba avvenire subito. Noi vogliamo costruire col tempo un qualcosa che possa essere sempre sostenibile e in forza. Quindi se questa cosa potrà avvenire già prima, sarà sicuramente un successo, ma noi abbiamo ben chiaro che il nostro progetto si distribuisce su più anni. E quindi la cosa che vorrei anche precisare è che vorrei parlare meno e dimostrare di più, ecco. Quindi questo sono sicuro, sicuramente posso dire che faremo una squadra competitiva per disputare il campionato. Poi sapete come sono, io vorrei sempre vincere, ma ecco, non dobbiamo avere pressioni particolari. Noi dobbiamo continuare ad alimentare questo progetto, che è un progetto molto positivo, e il campo poi dirà dove possiamo arrivare. E a Lupo volevo domandare, tra i vari problemi dell'anno scorso, diciamo due che erano particolarmente vistosi, riguardavano: uno, il ruolo di attaccante, dove per l'obiettivo della salvezza è bastato quel che c'era, però ha mancato una punta veramente da gol, e l'altro ha riguardato soprattutto nei primi sei mesi il ruolo di portieri, dove alla fine dell'anno sono avvicendati in quattro, anche se poi nell'ultimo periodo con Alfonso e Dembateammer era sembrato di trovare una quadratura un po' migliore. Quindi volevo chiedergli che cosa avete in animo per questi due, che sono due gangli essenziali per qualunque squadra di calcio, questi ruoli, e anche, suppongo, cambierete moltissimo, non rimarranno molti giocatori di quest'anno, suppongo, anche perché molti erano in prestito. Sì, a parte che, come ho detto prima, con il mister dobbiamo andare adesso ad approfondire le varie tematiche relative poi ai singoli ruoli, andare nello specifico, perché questo poi è il lavoro che spetterà a me, all'allenatore e al mio staff nelle prossime settimane, per individuare gli obiettivi giusti. Certo, insomma, anch'io che ho qualche anno di calcio, purtroppo, per fortuna, si diceva a suo tempo, è una squadra, un portiere che pare, un centravanti che fa gol, no? Poi gli altri ci si arrangia. È chiaro che sono due ruoli importanti, ma io credo che in questo momento qui, per quanto riguarda il ruolo del portiere, siamo assolutamente garantiti, perché a mio giudizio abbiamo un portiere come Tiam, che secondo me è un portiere che sta mettendo sempre più dei valori dentro, e quindi è un portiere di assoluto affidamento. E poi abbiamo alle sue spalle un portiere esperto come Alfonso, e non dimentichiamo poi i portieri che sono dietro, perché qua sembra esserci veramente una scuola che fa proliferare portieri uno dietro l'altro, perché ho avuto modo, grazie, e lo ringrazio pubblicamente, grazie ad Andrea Catellani, che mi ha organizzato una splendida amichevole mista fra Primavera e Under 18, nella quale ho potuto così dare uno sguardo alle due squadre più vicine alla prima squadra, un pochino mista, e quindi mi ha dato una immagine immediata del livello del settore giovanile, che ho trovato veramente di ottimo livello. Ho fatto congratulazioni a tutti i tecnici, ad Andrea Catellani in primis. Quindi e dietro appunto ci sono tanti giovani portieri come Abati, Rigoni, in giro ci sono Galeotti, per esempio, Menighecci, sono portieri, c'è una scuola evidentemente che funziona qui a Ferrara. E quindi su questo ruolo lì credo che sia quello dove non andremo certamente ad intervenire. Sul ruolo dell'attaccante è ancora presto, però sicuramente andremo a monitorare
attaccanti che non solo abbiano i numeri per venire alla spalla, ma abbiano anche le caratteristiche, perché calciatori per il 4-3-1-2 di Venturato devono avere determinate caratteristiche. Quindi quello che da un'altra parte può essere potenzialmente un giocatore da 20 gol, magari non è adatto alle caratteristiche di Venturato. E poi sappiamo comunque che è il sistema di gioco che garantisce i gol nel sistema di gioco di Venturato. Con lui già in questi giorni c'è stato un confronto costante, continuo, ma sulla tipologia dei calciatori, non sui nomi, perché i nomi poi molto dipende anche dalle opportunità che il mercato ti propone. No, ci sono non tanti giocatori da cedere, ci sono quindi giocatori più che altro nelle fasce giovani, bisogna un pochettino intervenire per permettere a questi giocatori di o evidenziare le proprie qualità all'interno della spalla oppure andarlo a dimostrare ancora altrove. Qualche movimento certamente in uscita sarà fatto. È evidente che annate come quelle dell'anno scorso portano sempre così, qualche strascico la portano sempre, no? qualche tossina di troppo. Quindi certamente ci sarà un lavoro teso a rendere più fresca possibile l'aria, quindi ad aprire il più possibile le finestre. Ma questo non perché chi dovesse andare via è peggio di chi rimane o viceversa, ma semplicemente perché in queste situazioni qui, per esperienza, so che dopo annate così vanno aperte le finestre e va fatta entrare aria fresca. Ma ripeto, con tutto il rispetto per gente che poi anche qui, fra i vari giocatori, insomma, gente che ha anche dato contributi straordinari alla grande storia della spalla degli ultimi 10 anni. Quindi non è, come anche detto giustamente Giorgio, non è una valutazione contro chi è stato qui, è una valutazione per costruire qualcosa. Allora cerchiamo di ripartire il più possibile da basi nuove, però con grande stima comunque per chi è stato qui. Prego Riccardo Condarcuri, lo Spallino. Buonasera direttore, benvenuto. Mi ricollego a quest'ultima cosa che ha detto per chiederle qualcosa riguardo dei giocatori in scadenza, quindi Mora, Rossi, Pomini, se ci puoi dire qualcosa in più, se ha già avuto modo di parlarne. E poi la seconda domanda le faccio già. Lei è abbastanza noto per saper essere un ottimo conoscitore di Serie C, che è stato poi il fattore che ha fatto le fortune di Venturato a Cittadella, e se questo può essere un buon connubio per lavorare insieme nel futuro. Sì, grazie. Allora, riguardo ai giocatori in scadenza, appunto, nei prossimi giorni ci sarà un confronto diretto per cercare di capire anche chi eventualmente dovesse essere più funzionale al sistema di gioco del mister, ma ripeto, soprattutto come approccio, come entusiasmo, come possibilità, come capacità anche di interpretazione del messaggio del mister. Sarà fatta un'analisi specifica nei prossimi giorni, fermo restando la grande stima per questi tre giocatori, insomma, perché a parte Alberto, insomma, che ho portato con me a Venezia, a Palermo prima, a Venezia poi, quindi insomma la stima nei confronti dell'uomo e del calciatore è fuori discussione. Mi sembra, ho fatto prima un accenno a chi è passato qui negli ultimi anni e ha fatto la storia di questo club, e mi riferisco a Mora, insomma, un giocatore che merita grande rispetto e grande attenzione. E in ultimo anche Rossi, insomma, un giocatore che per il passato, per le sue qualità di calciatore, non può essere trascurato assolutamente. Quindi faremo delle valutazioni attente, perché la costruzione della squadra sia una costruzione che abbia un senso, abbia una logica e non vada dietro al singolo calciatore, al singolo nome. Venturato ha questo marchio di fabbrica nelle sue squadre, su squadre che si contraddistinguono per la capacità collettiva di esprimersi. All'interno di questa capacità collettiva poi si esaltano le qualità dei singoli, per cui molta attenzione alle caratteristiche dei calciatori morali e tecniche, e non certamente saranno poi, andremo dietro semplicemente o al nome o al passato di un calciatore, che è sicuramente importante, ma è chiaro che poi dopo vanno fatte delle valutazioni che siano tecnico-tattiche. Questo sarà il nostro lavoro nei prossimi giorni. Chiedo scusa, sì. Certamente è nella mia vero, do del tu, ti, per la tua età ti do del tu, mi permetto.
No, ti ringrazio per questo rilievo, sì, è un mercato nel quale io spesso ho pescato con ottimi risultati, perché spesso poi i giocatori che vengono da quella categoria e arrivano in un club come la SPAL trovano delle motivazioni straordinarie che poi spesso fanno la differenza e vanno magari a colmare quel gap che può essere di esperienza o gap tecnico, lo vanno a colmare proprio con la voglia, con la sensazione di avere una grande occasione. In passato anche non ho trascurato, anzi, il mercato estero, però anche in quel caso lì devono essere innesti eventualmente funzionali, mirati o in ottica immediata o in ottica prospettica, perché credo che il campionato di Serie B sia un campionato dove l'impronta è il campionato più italiano di tutti e quindi è il campionato dove l'identità italiana del calciatore è un valore assolutamente importante. Ciò non significa che un calciatore possa venire da fuori e fare bene diciamo incastrandosi nella realtà giusta. Ci sono altre domande? Per una velocissima, chiedevo se avete già deciso per la tournée negli States se si farà o no, ecco. Ma è un po' il discorso di prima, dal punto di vista dell'estate ancora non è stata programmata e stiamo valutando gli ultimi dettagli sull'aspetto dell'estate, però non so se sarà possibile farla subito questa stagione o se si farà la prossima, perché i tempi ormai sono un po' più stretti. Lateat è un giocatore che nel finale di campionato avventurato ha dato tanto e probabilmente è un rammarico, no? Il mister l'avrebbe voluto avere sano, diciamo, e disponibile sin dall'inizio. Ha un po' spinto magari sulla conferma di questo prestito e poi intanto che parliamo di prestiti di altre società, se ci può dire qualcosa su Colombo, grazie. Lattelate è un giocatore che sul quale il mister ha il rammarico di non averlo potuto avere sempre a disposizione, no? Perché ha avuto qualche problemino fisico, solo nella parte finale lo ha potuto utilizzare e oggettivamente il suo rendimento è stato di livello, quindi sicuramente è un giocatore sul quale la valutazione dell'allenatore è assolutamente positiva, come tutto sommato, e non potrebbe essere diversamente, lo è su Colombo. Valuteremo però in base a ciò che il mercato ci offre anche l'opportunità di prendere giocatori dello stesso valore ma che possono essere nostri, quindi se si riesce in qualche modo a patrimonializzare lavorando su Latte Latte o su Colombo, su giocatori che hanno fatto bene, è giusto, però dobbiamo tener conto secondo me dell'altro obiettivo che ho appunto citato all'inizio della mia presentazione, e cioè la volontà di creare patrimonio attraverso calciatori che costruiscano un senso di appartenenza alla spalla.